evento che è un momento anche di cesura. Alcune attività sono state accelerate, alcune attività sociali, economiche, per esempio adesso sono online, prima erano di tipo tradizionale. Noi abbiamo la possibilità adesso di investire risorse sull'economia digitale, quindi sui nostri ragazzi, giovani, che sono una grande risorsa, un grande capitale e che possono costituire il futuro, diciamo, di questa nostra regione. Quindi c'è un momento di competitività, come c'è stato in passato con una produzione industriale, cui noi sia nel momento, insomma, della Costituzione del Regno d'Italia che anche poi della Repubblica abbiamo mandato la nostra mano d'opera a chi ha sviluppato prima le industrie nel nostro paese, oggi ci troviamo di fronte ad una svolta. Noi possiamo anche, è il nostro momento, forse. Può essere il nostro momento perché abbiamo le risorse, abbiamo il capitale umano, i giovani, che possono essere impiegati se queste risorse le liberiamo in questi settori strategici, cioè il digitale, l'economia verde, le città green, diventa un momento di competitività. E in tempi brevi anche, sì, prima che vada una via. Esatto, questo è assolutamente necessario perché la competitività si ha nei tempi. In passato, vuol dire, ci sono state zone del paese che hanno spinto su attività industriali e quindi noi abbiamo poi fornito loro la mano d'opera, poi abbiamo fornito anche i cervelli. Se oggi, in questo momento di cesura, in questo momento di rottura, dove si apre uno scenario nuovo, noi riusciamo ad investire prima, investire bene, abbiamo un territorio straordinario, un paesaggio, un clima, lo diciamo sempre. Abbiamo potenziali anche rispetto ad una intelligenza delle nostre nuove generazioni, possiamo investire sulle nostre università, sui nostri giovani, cioè dobbiamo liberare capitali in questi settori prima e meglio degli altri.